Ciao Leone, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Self-Tarot Back. Ci do benvenuto su questa lettura generale in lingua italiana per ottobre 2023. Ti chiedo, Leone, di non far forzare questa lettura, se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. E adesso iniziamo, vediamo cosa succede per te, Leoncino mio, per ottobre 2023. My love, contatemi per favore per il mio Leone. Cancro è più Capricorno sotto il mazzo, ed è il boss, e per il Cancro ha il caring è quando dai la protezione, quando ami qualcosa la metti là in quella bolla di sapone o in quella bolla di vetro, tipo io sto qua, non ti preoccupare, io guardo, vedo per te, provvego per te, una cosa, tipo un tipo di protezione. Mi piace, non so se hai cancro anche nel tuo tema natale, può essere stato un successo, hai qualcuno con cancro o capricorno. Allora, iniziamo, vediamo. My love, datemi per favore per il mio leone, il 9 di coppe, la luna, dammi il futuro. Il 4 di bastone. Dammi cosa si può aspettare, Leone. Wow, tu. E il generale 5 di spade. Ok, il 3 di spade sotto il mazzo. C'è qualcosa qua che non vedevi o non potevi vedere perché qualcuno stava tipo. Come si dice quel proverbio? Gioca. Buon cattivo viso a cattivo gioco, una cosa così. Mentre che tu veramente stai provando di fare di tutto a manifestare qualcosa che per te è importante, qualcuno è come si sta prendendo gioco di te? Certo, può essere anche tu, ma non la vedo così, per niente. Come che tu ci stai mettendo veramente tutto il tuo, però lo stesso sta come continuando, no? C'è un'energia che non sta capendo, non vuole capire che non così deve, non va, deve cambiare subito. È una strategia, è come la vedo una strategia. Tu hai veramente, perché con la luna di torno nel passato, tu mi dici che forse un po' di ingenuità, non volevi vedere o ti faceva male anche vedere o non lo vedevi, proprio non lo vedevi. Qualcosa era nascosto. Col 9 di coppa adesso stai rimettendo in moto, come Ariete? Ariete aveva quasi quasi lo stesso. 4 di bastone per il futuro, c'è un happy end, lo vedi il happy end, però con tanta forza o tanto coraggio, ma neanche tanto, con il tuo coraggio la puoi ancora ottenere. Però il tuo generale, il 5 di spade, non lo so, mi sembra quasi la suocera cattiva, non so perché. Mi viene, ma perché mi metti sempre questi ostacoli quando mi vedi contenta o contento? Non lo so, è come con, non lo so, può essere dei familiari, dei cugini, no, non può essere anche dei fratelli, però non, tipo, perché mi mettete sempre dei ostacoli? E il cancro sappiamo che porta tanti carmi familiari, sono di nuovo, non so se hai a che fare un cancro o tu sei anche. Hai qualcosa dentro di te di cancro. Gli amanti, 7 di coppe e il ragazzo di bastoni e il carro che sarebbe ancora il cancro sotto il mazzo. Non lo so, non lo so se è una suocera, può essere una suocera, può essere una mamma, può essere un gruppo, può essere la famiglia. Com'è che ti vogliono mettere qualcosa contro? E come che non che ti vogliono come far credere, non lo so, questa interferenza, Leone, non mi piace, non mi piace perché ti stanno mettendo un caos in testa, ma proprio ti parlano proprio direttamente, non ti fanno nessun favore, perché tu la vedi la motivazione, tipo la voglio, vorrei. Voglio mettere il mio, però ci sono queste persone,
ti stanno ostacolando, non so, c'è un, non so se c'è stata una rottura e tu ci vuoi riprovare e ti stanno dicendo non venire, non provarci, non lo so. Questa interferenza non mi piace, Leone. Vediamo avanti. La luna e il 3 di spade. Il risveglio e il ragazzo di denari. Può essere che ci sono dei figli di mezzo, Leone, può essere che ci sono gli amici di mezzo, sorella, fratello, non lo so, che è come che ti stai confessando o ti sei confessato, nel senso che io ci voglio rimettere, ce lo rivoglio rimettere, ci voglio riprovare. Non è finita qua per te, qualcosa qua non era ancora finita. È come che tu ti sei confessato o ti sei... No, non neanche confessato, come si dice? Come tu ti... Con una persona che hai fiducia, quando tu ti... Mannaggia, non mi vengono le parole. Ma non che ti confessi, ti apri, comunichi. Come si dice quando due amici si dicono delle cose? Si aprono a parlare e tu stavi dicendo del tuo, stavi cominciando ad aprirti e dire io non ci voglio riprovare o voglio, anche se non la vedo, però voglio veramente per salvare qualcosa. Non mi sta venendo in mente come si dice. Il 9 di coppe. No, è come che non stai accettando, Leone, che qualcosa sta finendo o non la vuoi finire. Non la vuoi finire qua. Ti è molto importante questa persona, può essere che è una famiglia, ci sono, come già detto, può essere dei figli di mezzo. Anche se non ci sono figli di mezzo, per te può essere che è una persona che vorresti intraprendere una nuova famiglia, vorresti avere la famiglia. Per te sta veramente mettendo di tutto di non finirla qua, anche se qualcuno ti sta dicendo lascia stare, lascia perdere, però tu ci stai veramente mettendo il tuo. È difficile a lasciare andare, o almeno veramente, o almeno speri anche che l'altra persona non ti rifiuta. Dammi 4 di bastoni, 2 di bastoni e il diavolo e il 9 di coppe, te pareva? Doppio. Non lo so, io vedo qua qualcuno, o c'è una madre, una suocera, una sorella, una cugina, non so chi cavolo è sta persona, ma ti sta ostacolando un casino. Se ancora c'è questa interferenza, c'è questo diavolo di torno, è difficile perché non so, può essere questa persona che tu la vuoi riconquistare. Ha difficoltà a dirti di sì o rimettersi in gioco con te perché c'è sto diavolo di mezzo. E tu lo sai, come che mi stai confermando, tu lo sai. E non puoi comunicare come era prima, o la vedi, o questa la persona come la vedi differente che prima, che non so se sei un uomo o hai tanto maschile dentro di te, non lo so. Se sei una donna, una lady, ma anche se c'è tanta femminilità dentro di te, e tu sei leone, qualcuno può essere che ci sta riprovando con te, puoi anche cambiarla la storia. O qualcuno veramente, può essere che sta prendendo l'energia dalla tua persona, questo può anche essere. Qualcuno qua veramente ci sta provando in tutte le maniere, però qualcuno è bloccato per i familiari o non... c'è una brutta interferenza qua. Così può aspettare, Leone. Ah, allora, datti forza. Se questa sei tu, Leone, che veramente vuoi riconquistare una persona, una famiglia che tu stai creando, vorresti avere qualcuno con te, non mollare. Non mollare perché dai del tuo, perché alla fine l'amore vince. Alla fine, credimi, Leone, se sei tu, l'amore vince e se l'altra persona se sei tu leone che c'è una persona che sta combattendo per te, credimi, l'amore vince. Perché questa interferenza o è gelosa o invidiosa o molto egocentrica, non mi piace.
Mi dispiace dirti uno dei tuoi familiari o dei vostri familiari, ma c'è un grande... Però alla fine l'amore vince e sono così contenta per voi. Perché qualcuno va qua veramente si vuole rimettere in gioco, vuole conquistare, è bellissimo. The Hierophant, il 3 di coppe e il 10 di... Wow! E l'imperatore sotto il mazzo. E il 10 di denari, bellissimo. Perciò per niente tutto è finito, per niente tutto hai perso, Leone, per niente, anzi, adesso inizia veramente questa bellissima relazione, però ancora un pochettino, dacci ancora dentro, se sei tu Leone, perché qui c'è il riconciliamento, può essere un matrimonio di mezzo o vi volete sposare. Molto presto, però, ma è bellissimo comunque. L'amore vince una cosa, una maniera troppo bella che sono veramente. Come si dice? Chills. Come si dice? Non mi viene, neanche questo mi viene. È bellissimo, Leona. Perciò vacci dentro, vai a prendere quello che è tuo, perché l'amore alla fine vince come sempre. Un caro saluto dalla tua Luana e ci vediamo molto presto.